Per esempio, tra le regioni, anzi tra il commissario e le regioni, il commissario Arcuri per l'emergenza e le regioni, perché dice che sono state loro, che sono loro a non utilizzare i ventilatori che sono stati mandati, ma le regioni dicono che invece è tutto in ritardo e in effetti con una serie di articoli anche sul quotidiano Domani, al quale ha risposto Arcuri, si vede che insomma, non è che poi siano effettivamente questi numeri così certi. Lo chiedo a lei, è stato fatto tutto quello che si poteva fare? Ci sono i numeri, è stato potenziato il sistema delle terapie intensive? O insomma c'è un tema del ritardo, dei mesi sprecati dal governo? Sì, no, mi è chiaro quello che mi sta chiedendo. Però lei mi deve permettere di tornare su quello che ho appena sentito, perché certo, sarebbe, diciamo, una... sento il bisogno di intervenire su un punto che credo sia molto simile a quello su cui sono intervenuta per prima, cioè il racconto, la lettura, diciamo, che ho sentito dalla dottoressa Turco è in realtà, secondo me, anche questo il frutto di una doppia narrazione. Da una parte c'è quella che si sviluppa sui media e che va avanti un po' per conto suo, e dall'altra c'è invece una lettura che a me pare coerente. Noi abbiamo detto a luglio che stavamo entrando in una fase che abbiamo sempre definito seconda fase, nel senso che noi sappiamo e abbiamo sempre saputo e detto pubblicamente che il virus non era cambiato, che il virus continuava ad essere attivo, che le misure di sicurezza che erano state adottate per affrontare questa fase non dovevano cedere il passo a un eccesso di disinvoltura che invece durante l'estate c'è stato. Quando, faccio solo l'esempio della riapertura delle discoteche, che il governo non ha mai previsto, come noto, mentre invece abbiamo assistito in quasi tutte le regioni a una riapertura. Ma questo è solo un esempio di tantissimi che potrei fare. Ma al di là di questo, noi abbiamo insistito su un punto: bisogna che il paese vada verso la convivenza con il virus. Noi dobbiamo uscire da una, diciamo, fase di lockdown, da una misura estrema, per cominciare a vivere, a convivere con il virus, perché sennò moriamo di un'altra cosa. Questo non significa che oggi c'è qualcosa che viene prima. La salute viene prima di tutto e va messa al primo posto. In questo momento quel numero di misure che sono state messe in campo, comprese quelle che sono state assunte ieri dagli esperti che indicano, diciamo, seguono il lavoro del governo, viene considerata una misura. Poi ci sono state discussioni, chi voleva più palestra chiusa, piscine chiuse, lì Conte ha deciso questa misura, diciamo, datevi una regolata, se no chiudiamo tutto. Forse su questo punto si poteva decidere che si chiudeva subito, e evidentemente il presidente Conte ha fatto un'altra valutazione, cioè ha ritenuto che si potesse dare alla proprietà delle palestre la possibilità di correggere. È molto chiaro il suo ragionamento, però al di là di questo, sì, nella sostanza, scusi, non l'ha sentita bene. Volevo dire questo, mi sembra chiaro il ragionamento, però la domanda a questo punto non può che essere questa. Lei dice bisogna convivere con questo virus, ed è una linea assolutamente rispettabile, speriamo che sia così, però il governo ha predisposto... Che non è un cambio di linea però. No, questo va bene, dire. Non è un cambio di linea, però il governo ha predisposto le misure per convivere con il virus, perché il problema poi è questo. Leggo un'intervista al consulente ministro Speranza, Walter Ricciardi, su Repubblica, il quale consulente del ministro dice che l'app Immuni, per esempio, ha uno sulla quale il governo sembra puntare moltissimo. In alti retroscena sulla stampa si dice che Conte vuole renderla addirittura obbligatoria, ma dice... consente la segnalazione del contatto, lo dice Ricciardi,
ma non la vera indagine epidemiologica, non permette di dare prestazioni aggiuntive ai positivi. Sarebbe ad esempio stato utile che ai tracciati venissero offerti test e assistenza a casa. Abbiamo sentito Conte ieri dire che non si possono sentire le file ai drive-in, ma ci sono le file ai drive-in. Ci sono le Ma file ai certo, drive-in, non è che non ci assolutamente. sono. Su questo Cioè, non c'è l'ombra. ecco, ancora, No, 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 leggo ancora questo ciò che io ho Ricciardi, detto consulente no. del ministro, che dice che sono troppo pochi gli organici, che mancano le persone. Se non hai uomini e, come detto, disponi di strumenti tecnologici limitati, il virus entra, scavalca la trincea e dilaga, dice Ricciardi, il consulente del governo. Prego, Anche vuole aggiungere una cosa? e noi abbiamo lavorato allora che la ma che la immuni non sia la soluzione se non quella del ritracciamento, si è sempre saputo. Lei potrà forse fare l'obiezione ai presidenti delle regioni che hanno cercato di fare in modo che l'immuni andasse fallita o a quelli che hanno fin dall'inizio lavorato perché l'immuni fosse un fallimento e quindi stiamo rimontando tutto. Ogni volta bisogna inseguire ciò che viene smontato. Ieri il presidente Conte ha letto alla fine della sua conferenza stampa una scheda piena di numeri che se vuole io ora le rileggo Sì, perché ovviamente ecco, permetterà che io non poi me le diciamo. ricordi a memoria. Allora, i posti attivati Covid nella terapia intensiva sono aumentati del 32%, 1.650 posti. I posti totali attivi in terapia intensiva sono attualmente 6.829, a cui possono esserne aggiunti, come ieri il Presidente Conte ha ricordato, 1.250 immediatamente. I posti attivati in pneumologia sono aumentati del 117%, abbiamo cioè 7.670 posti in più di quando è cominciata purtroppo questa tremenda epidemia. E quindi oggi i posti totali che sono attivi nelle pneumologie e nelle malattie infettive sono 14.195. Quindi lei I sta posti dicendo attivati nelle questi cosiddette aree numeri, Covid. scusi, questi numeri sono quindi sufficienti a fronteggiare l'emergenza? Quindi non è vero che il governo ha Beh, perso senta, dei mesi? io noi ritengo. No, io questa è una cosa che contesto radicalmente. Il governo può avere fatto degli errori, assolutamente. Io, come dire, mi sono anche fatta un'idea, per esempio, delle relazioni troppo conflittuali e troppo complicate tra Stato e Regione. Mi sono fatta un'idea precisa su debolezze del sistema, ma il governo ha messo in campo tutto quello che di mano in mano, di volta in volta, è stato considerato necessario per rafforzare il sistema, compreso in questo momento finalmente l'ingaggio dei medici di base per aumentare la possibilità di fare il cosiddetto testing, cioè i tamponi, quindi con una partecipazione attiva. E poi purtroppo invece, come sempre avviene in Italia, questo è davvero un problema che ci dobbiamo porre, forse non è il momento migliore per discutere di una riforma del titolo quinto della Costituzione, però ci sono realtà dove le cose funzionano benissimo. Ribadisco, in Veneto così non sembra una cosa di parte, in Emilia-Romagna le code per fare i tamponi non ci sono. Quindi c'è la possibilità per tutti Direi dice un di problema mettere in del piedi Lazio, è un un'organizzazione problema del migliore. Sì. Lazio, sta dicendo. Beh, non so, non solo del Lazio, mi sembra che ci siano regioni che arrancano su questi versanti, esattamente come vediamo in Lazio, dove ci sono state denunciate code ai drive-in. Però guardi, persino dentro al Lazio ci sono ASL dove le cose funzionano bene, quindi non si comprende perché non venga preso un modello che funziona e non venga applicato. So che in questo momento il Lazio farà un'altra gara per aumentare il numero, quindi la possibilità di testare la popolazione,
Certamente, comunque, Chiaro. questo è un punto su cui noi dovremmo riflettere, su perché Devo in alcune interromperla, devo interromperla perché regioni le cose funzionano meglio. ho superato tutti pubblicità del blocco Mi scusi pubblicitario. allora. Susanna Turco voleva dire delle cose, carta bellotta, restate con noi, arriveranno anche Giovanni Floris e Claudio Cerasa, pubblicità.